Vai, vai. Bayern nel finale del primo tempo, poi eravate in finale, vincevate 2-0, poi boom. E vabbè, dico, ma già la voglia era tanta di farti l'intervista, ci parti pure così. Sì, vabbè, ma parla con... Ma tutto è stato che non ti ho toccato la testa questa partita. Proprio completamente. L'avevo incappucciato. Poi. E niente, abbiamo perso, fine. E loro sono in finale e noi. Ah, secondo me nel primo tempo abbiamo solo meglio da noi. Ci manca ancora un po' di fiato. Ancora. Finito il campionato. Vabbè, per la clausura. Se corre tutti, c'è un pippotto di crack prima, tutti i centri. Segniamo in scioltezza al centrocampo e corriamo tipo i giaguari, non ti piace? Vai Mattia, vai. Parla tu. Ci siamo messi a rombo. Secondo me a Roma giocavamo benissimo, però nella fase difensiva. Per la difendere siamo bravissimi e soprattutto loro erano abbastanza statici. Si metteva grazie alla campagna sono. Poi nel secondo tempo molta differenza. No! Ora si dice. Nel secondo tempo, che erano più veloci, più mobili, andavano tutti in riferimento, non sapevano cosa, chi prendere. E quindi loro se dai un minimo di spazio ci fanno così. Poi c'è da dire che hanno segnato anche su calci piazzati. Sì, un tiro libero, un tiro una libero punizione che ci poteva anche stare. Però era un fallo. Diciamo, noi potevamo evitare il fallo. Sì, sicuramente. Il fallo c'era, però era evitato. E però come ho detto anche a loro, secondo me. Però per un attimo Marco si è innamorato di Francesco, ha voluto toccarlo. Alla fine comunque questi Bayern hanno disputato un campionato da incorniciare, questo credo che sia un terzo posto, il vostro. Sì, dai. Quindi non è male però l'obiettivo raggiunto. Per la clausura, quali saranno i programmi dei Bayern? E vinceremo. Vaffanculo, abbiamo perso. Forse ci salviamo a sto punto. È stata una maglietta e non ha funzionato più. Ma forse ha funzionato oggi. Quest'anno non ci conosciamo e siamo andati. Lo sapevo che perdevano, lo sapevo. Vabbè, allora c'è un boccia. Comunque. No, ma che ho. Il prossimo acquisto l'anno prossimo. Posso dirlo? Roberto Villano, questo è cioè, viene Roberto Villano. Villano. Quindi questa è la stessa, confermate la stessa squadra più sì, oppure ci siamo trovati bene, dai. Vediamo, perché c'ho cioè, ma siete un bel po'. Aspetta, scusa, se arriva questo ragazzo 8 più una 9. Non ti preoccupare. Mettere qualcuno salta lo zizzanietor lo dobbiamo chiamare. Ci pensiamo noi è per l'assicurazione, capito? L'assicurazione poi ti faccio sapere tutto. E invece quando vabbè dai chi non sentiste devo parlare con lui. Va bene, va bene, speriamo che vincono così posso vantarmi di vabbè ho perso il campionato. Vaffanculo. Quindi io faccio un annuncio, i pissi devono rompere il culo ai Spezia e anche alle gambe. Vabbè. È indecente. È un po' di parte lui. È ancora, c'è ancora la rabbia dentro. Ok ragazzi, non c'è stessa! No! Io una bomba che se per noi gliela do. Ciao. Arrivano terzi! Ecco l'altra finalissima! Per cortesia, ecco l'altra finalissima, gli Space Jam che affronteranno e vi spardiamo sabato alle 6. Sarà una grandissima finalissima. Vedo Michael che. Grandissima finalissima. Già avete battuto e vi spardiamo nel girone, vi ripeterete? Speriamo di ripetere. Simone, questa è la tua seconda finale, credo. Perché. Quella per me. Anche Alberto. Lui no, ma quella per me. Anche Francesco. Quella per me. Anche Francesco. Ma fatti quella di Coppa. Anzi, io ho fatto quella terza squadra. Oramai abituato. Però non lo so, forse quella con i Vispardamo diciamo non c'è diciamo una squadra favorita, va? Secondo che aveva la giocheretta da mi pare addirittura. No. Oh, ti sbilanci così. No, io dico il premio modesti a Michael. Michael primo, lui secondo. No, dico da un punto di vista una coppa, lo puoi fare. Da un punto di vista tecnico, secondo me siamo superiori. Cioè, poi esatto. Ovviamente una finale. Una coppa, però mi dà una coppa ti uccidi, brucio il campo. Qualcuno dia una coppa a Graceffa, che coppa del nonno. Fatemi spiegare, io dico secondo me tecnicamente siamo superiori. Poi ovviamente una finale può succedere quello che succede, però dico come singoli e anche come squadra siamo più forti. È previsto un pubblico numeroso da parte vostra 1500 persone come mia. Allora, c'è un posto già c'è scritto riservato stanno prenotando. Tornando alla partita quella della semifinale voi avete rischiato grosso perché inizialmente perdevate 2-0 poi sì. La partita si era un po' addormentata nel secondo tempo siete saliti voi avete vinto questa partita in rimonta super Graceff ma che punizione lo dobbiamo dire super campagna direi super anche campagna ha fatto una gran bella partita tra l'altro quei due sono infermabili la aspetta però bisogna anche citare Federico Giuffida bravo partitone cioè l'altra cosa però
io me lo ricordo ai tempi dei Kamchatka. È cresciuto. Dei Kamchatka! Poi c'erano Claudio Cantano, mi ricordo Candea Caramato. Sono cresciuti Caramazza! Dopo questa me ne vado. Possiamo fare sempre dei soliti. Qua c'è parlare di Michael, di Simone, di Alberto. È facile. Bravo. Non dimentichiamoci di Peppe Miceli. Abbiamo vinto senza Peppe Miceli con Ciccio senza un'unghia. Io dico solo col dito spaccato, con Sopino in forma. Loro lo sanno. Michael sempre più modesto, quindi siamo in gran squadra. Loro lo sanno. L'evento Peppe Miceli me la deve. Lui da casa, sì, non ho detto niente, non ho detto niente di male. Direi anche premio educazione. E finezza. Ne ha un paio, lo sa, non l'ho capito. Affronciola da coppa. Un saluto a Peppe Miceli e a Claudio Cantaro. Sempre sono nostri. Claudio Cantaro, non ci allarghiamo. Anche Massimo D'Oro ha contribuito a questa. Una partita. È sempre qualcosa. Anche una presenza. Marco Conigliaro si deve ammazzare. Io ci tifavo per i Bayern, ragazzi. E siamo compagni di classe. E sul tuo gol del Bayern. Questo è l'invito. Vorrei ringraziare anche i nostri tifosi, Roberto. Sono venuti. Ma dico, comunque non abbiamo vinto. C'è una finale ancora, dico. Ah, abbiamo vinto. No. Aspetta, avete fatto un voto in casa di Io faccio 4 voto. L'avete fatto? Voto lui. Io 5 barzellette di quella sera. No, io voto. Allora, non ti conviene. Non ti conviene. No, no, no. No, facciamo 1000 click. Se vinciamo, porto Bob Sinclair al mio locale. Ma E dopo questa cazzata io la chiudo qui, ragazzi. Io la chiudo qui, ragazzi. Ragazzi, siamo qua. Oh, c'è la telecamera. Comunque hai vinto la coppa della cazzata. Basta prendere. Questa la facciamo. Io ripeto, io per vincere non ho scommessa. Ma io lo stesso. Vabbè ragazzi, in bocca al lupo, eh! Ciao 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 ciao!